Ciao, buongiorno, benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi, come avrete letto dal titolo, voglio parlarvi di alcuni dei film che mi piacciono di più, ovviamente di Natale, perché siamo sotto le feste di Natale e quindi oggi vi parlerò appunto dei film che secondo me piacciono, appunto, mi piacciono di più. E non vi farò spoiler di nessun modo, in alcun modo, perché probabilmente alcuni dei film che elencherò, non tutti, perché tantissimi sono conosciutissimi e altri invece qualcuno forse non l'avrete visto e quindi non mi metterò a fare spoiler di alcun tipo perché almeno se avete voglia li potete vedere e non vi rovino appunto le sorprese. Uno dei film conosciutissimi di Natale appunto è il Grinch. L'avrete visto, rivisto, lo conoscerete sicuramente, questo Grinch, questo diciamo mostro, ma in realtà non è un mostro, che odia il Natale, poi alla fine viene preso dall'aria natalizia, le festività alla fine lo rapiscono, diciamo, e anche lui finisce per amare il Natale, quindi cioè, alla fine è carino, lo dovete vedere se non l'avete visto, ma mi sembrerà strano che non l'abbiate visto ancora, perché lo fanno tutti gli anni sulla televisione. Io ovviamente vi faccio vedere, vi parlo di film che fanno vedere sempre tutti gli anni, o perlomeno quasi tutti gli anni, in televisione sul 4, sul 5, sul 6, sul 2, insomma. Lo vedete, insomma, li vedrete sempre, quasi tutti gli anni. E quindi il primo è il Grinch, questo mostro verde, diciamo, che sta tipo l'uomo delle nevi, come si può chiamare, solo che è verde in realtà. E quindi sì, vabbè, carinissimo, lo dovete vedere, perché odia il Natale, poi in realtà alla fine finisce per amarlo, perché non si può non amare il Natale, è la festività più bella che c'è. E quindi questo è il primo film. Il secondo film è Gremlins, che praticamente non lo so se l'avete visto, ci sono questi mostri ciattoli che vi farò vedere qui praticamente. E sì, sono carini, cioè alla fine praticamente sono dei mostri ciattoli che se voi li vedete, vedete questo film quando siete piccoli, magari lì per lì potete rimanere un po' scioccati da questi animaletti così strani, con queste orecchie lunghe e non sono per niente simpatici, diciamo. Ce n'è solo uno che è simpatico, ma è del protagonista. E gli altri invece sono proprio cattivi, sono proprio attaccano le persone. E lo fanno vedere sotto le festività natalizie, perché comunque è un film di Natale, solo che è leggermente un po' diverso, non è quello lì, non è quei film di Natale che finiscono, cioè che hanno una trama carina. No, ci sono questi mostriciattoli che attaccano tutti gli umani e li mangiano, insomma, vabbè, fanno un casino. E quindi se non l'avete visto, guardatelo. Ovviamente non so se siete troppo piccoli, non lo guardate forse perché potreste rimanere un po' scioccati da questi animaletti, ma ve li farò vedere qui, ve li ho fatti vedere qui, quindi sicuramente se vi fanno schifo non lo vedete. Poi il prossimo video di cui vi starò per parlare l'ho visto pochi giorni fa perché non l'avevo mai visto e devo dirvi che è carinissimo. Sto parlando di L'amore non va in vacanza. Ovviamente io come sempre vi metterò cioè, le locandine dei video, dei film, scusatemi, dei film che, di cui vi sto parlando e devo dirvi che questo è sdolcinato. Perché appunto parla di due ragazze che si conoscono, insomma due amiche, e si scambiano la casa per Natale. Quindi alla fine fanno degli incontri che segneranno la loro vita, ecco, diciamo così. È sdolcinato perché parla d'amore, però alla fine se vi piacciono questo tipo di film, vedetelo perché è stato molto molto carino, è pure un po' simpatico, quindi vi farà ridere, in alcuni momenti farà ridere. Altri momenti proprio vi lascerà la tenerezza addosso e quindi se avete voglia di vedere questo tipo di film vedetelo perché è carinissimo. Non vi dico altro perché sennò spoilerò tutto e non mi va. Quindi continuiamo con la lista. Il prossimo film è Elf, un elfo di nome Buddy, che praticamente parla di questo elfo che decide di voler andare via dal Polo Nord e andare in America, appunto, mi sembra a New York se non sbaglio, perché vuole conoscere la sua vera famiglia. Poi
Poi in realtà, cioè, considerate il fatto che un elfo va vestito appunto da elfo in giro per New York, quindi non è proprio una cosa semplice per lui, non sarà semplice ritrovare la sua famiglia e anche essere accettato dai genitori, forse mi sembra anche dal padre, perché la madre non lo so se c'è più, non me lo ricordo il film, questo non me lo ricordo, però comunque è carinissimo, vedete pure questo se non l'avete visto, ma penso che sia difficile che non l'abbiate visto perché lo fanno vedere sempre appunto in televisione quasi tutti gli anni e quindi probabilmente l'avrete visto, però è carino, se non l'avete visto andatelo a guardare pure questo. Ed ecco un altro film, è carinissimo, per Natale e sto parlando di Jack Frost, che appunto parla di questa famiglia che è molto unita, che poi in realtà però il padre lavora lontano e quindi non ci sta molto con la sua famiglia. E succede che ha un incidente mortale il padre e quindi questa cosa cambierà la vita della famiglia. E non vado avanti, ma sicuramente sulla locandina avrete visto che c'è un pupazzo di neve e appunto lui diventerà un pupazzo di neve. Ho detto tutto, quindi non vado avanti perché è carino, è un po' emozionante, cioè infatti io sono uno di quei tipi che se deve piangere su un film piange, anche sulle cavolate piange, quindi se siete come me sicuramente piangerete, ve lo avverto. Però è carino, è emozionante e se vi piace questo genere di film un po' drammatico, vedetelo perché è carino, anche questo c'è da vederlo durante il Natale. Ovviamente non poteva mancare Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, che appunto parla di questa fabbrica di cioccolato che sta sfornando tutte le barrette di cioccolato con dentro dei biglietti vincenti, biglietti d'oro. Che chi li acquista, chi è il fortunato che appunto li trova nelle barrette di cioccolato, può visitare la fabbrica appunto di cioccolato. E tra questi bambini, oltre che ci sono anche quelli ricchi che troveranno, perché i genitori compreranno un sacco di barrette di cioccolato per trovare questi biglietti d'oro. Ci sarà anche un bambino che non ha molte possibilità perché è povero e quindi troverà anche lui, avrà questa fortuna di trovare questo biglietto d'oro. Quindi vedetelo se non l'avete visto, ma come sempre dico, mi sembra un po' strano che non l'abbiate visto questo perché tutti gli anni lo fanno e sicuramente l'avrete visto perché è conosciuto e riconosciuto. L'ultimo film che l'ho visto mi sembra l'altro anno o 2 anni fa. Comunque, mi è rimasto veramente qui perché mi è piaciuto tantissimo. E sto parlando appunto di Una corona per Natale, che è sempre è un altro di quei film romantici, che però dovete vederlo perché, vabbè, lui è un principe, lei è non proprio una domestica, ma è come si chiama, una governante. E quindi alla fine poi si innamora di lei, tutta una conseguenza, però dovete vederlo, se non l'avete visto andatelo a vedere perché è carinissimo. Quindi, detto questo, ci sarebbero stati anche altri film che potevo nominare, come ad esempio A Christmas Carol, oppure come si chiama quell'altro del Polar Express. Però sinceramente quelli non è che mi sono piaciuti molto, quindi non ve li ho nominati perché vi ho nominato solo quelli che mi sono piaciuti di più fino ad ora. Poi dopo se ne sono usciti altri di film e non li ho visti ancora non posso dirvelo, però per adesso questi qui sono quelli che mi sono piaciuti di più. Ci sarebbe anche Nightmare Before Christmas, però non l'ho visto e quindi sì, sembra strano, so quali sono i personaggi, so com'è. Perché ovviamente è stato fatto da Tim Burton e a me piace Tim Burton, però non l'ho visto quel film non l'ho visto. Lo dovrò vedere, sicuramente è uno di quei film che non può mancare nella lista di film di Natale, però non avendolo visto non potevo nominarvelo. Sicuramente ve lo posso consigliare perché lo vedrò anch'io appena è possibile, però non ve lo potevo consigliare adesso perché oppure nominarvelo perché non avendolo visto non so se poi mi piace o meno. Sicuramente potrebbe piacermi, però non lo so, non avendolo visto non mi sentivo di dirvelo e di consigliarvelo. E detto questo, fatemi sapere se vi sono piaciuti i film che appunto vi ho nominato,
Questi secondo me sono i film che a me mi sono piaciuti di più rispetto a tutti gli altri film, e fatemi sapere cosa ne pensate di questi film, se tra questi film che appunto ho nominato li avete visti tutti oppure c'è qualcuno che non l'avete visto ancora. Un bacione, buon Natale, buone feste, non so adesso ancora quando uscirà questo video, ma sicuramente uscirà fra pochi giorni prima di Natale. Quindi intanto vi auguro buon Natale, se non vi farò altri video di questo genere. E noi ci vediamo in un prossimo video. Un bacione ragazzi e ragazze. Ciao!